primo punto, il primo aspetto da discutere insieme per entrare un po' nel mondo dell'approccio strategico alla progettazione è quello di porci una domanda rispetto a cosa intendiamo per progetto. Spesso si definisce un progetto come appunto un'impresa temporanea rivolta al raggiungimento di un obiettivo, definizione assolutamente sacrosanta. È uno sforzo complessivo che ha un inizio e una fine. Benissimo, anche questa è una definizione che va bene. È un'iniziativa originale non ripetitiva, e questo solitamente nei progetti finanziati dai fondi a gestione diretta è un must, quello di essere originali, quello di essere innovativi è assolutamente prioritario. L'aspetto fondamentale che dobbiamo tenere a mente. Quindi ponendoci appunto come europrogettisti, è che il progetto è la soluzione che noi come progettisti diamo a un problema identificato. Quindi un progetto, tornando al preambolo che ho fatto, non è presentiamo una proposta perché c'è un bando aperto, quindi facciamoci venire un'idea perché c'è un bando aperto. Ma identifichiamo un problema reale nel nostro ambito, nel nostro contesto territoriale, nel nostro ambito lavorativo, insomma, sta un po' a noi capire quale tipo di problema, in quale ambito, in quale contesto identificarlo, e proponiamo una soluzione o una parziale soluzione a quel problema che si compirà appunto attraverso la nostra proposta progettuale. Quindi ricordiamo e teniamo sempre a mente che un progetto è una soluzione a un problema. Questa prima domanda come dire, ci porta a cominciare a ragionare in maniera diversa, appunto, quindi a non acquistare il biglietto della lotteria, come dicevo prima, non presentare una proposta perché ci sono delle risorse disponibili, ma a pensare in maniera strategica. E poniamoci anche un'altra domanda. Perché in questo caso la Commissione europea, se parliamo dei programmi a gestione diretta, ma vale per qualsiasi donor, quindi per qualsiasi ente finanziatore, perché la UE in questo caso dovrebbe finanziare proprio la nostra idea progettuale e non quella di qualcun altro? L'Unione europea finanzia il nostro progetto se uno risponde a un problema reale e due, se il nostro progetto è in linea con le politiche dell'Unione Europea, quindi se attraverso il nostro progetto riusciamo a contribuire alla realizzazione delle politiche europee. Perché, brevemente, l'Unione Europea è un'unione di adesso, ahimè, 27 stati, non più 28, ma è un'unione politica, quindi ha delle politiche da porre in essere. Però non ha tutti gli strumenti coercitivi che ha uno Stato classico, uno Stato-nazione, per porre in essere queste politiche, quindi per trasformarle in realtà. Pertanto, uno degli strumenti che utilizza l'Unione Europea per realizzare le proprie politiche è appunto quello di mettere a bando delle risorse. Quindi, quando noi presentiamo un progetto, quando noi presentiamo una proposta progettuale all'Unione Europea, dobbiamo essere certi che attraverso le attività del nostro progetto noi stiamo contribuendo alla realizzazione parziale, quindi all'avanzamento di un piccolo step della politica europea che sta dietro a quel finanziamento del documento strategico Europa 2020, che è il documento principe, diciamo, che detta le linee strategiche e politiche appunto dell'Unione Europea. Avete parlato di crescita intelligente, inclusiva, sostenibile. Dietro ognuno di questi tre pilastri strategici, chiamiamoli così, c'è una politica da realizzare. Quindi capite che dietro ogni logica, dietro ogni politica, ci sta poi un fondo, ci sta poi una strategia che si traduce appunto nel mettere a bando delle risorse. Pertanto, il nostro progetto, appena viene finanziato, diventa, come dire, uno strumento operativo e a disposizione dell'ente finanziatore. Una delle prime domande
che ogni formulario europeo vi pone è quello intanto dell'analisi del contesto, quindi per capire se quello che state proponendo risponde a un problema reale, e qui torniamo alla primissima domanda che ci siamo fatti, e soprattutto se quel problema reale che avete individuato e quella soluzione che state proponendo, e la soluzione è proprio il vostro progetto, sono in linea con le politiche europee. E lì scatta il concetto di relevance. La relevance che viene valutata all'interno dei progetti europei come primissima voce che ogni appunto valutatore esamina, e poi vedremo più avanti una scheda di valutazione vera di un progetto europeo. La relevance, che ha un peso specifico enorme nella valutazione complessiva del progetto. In alcuni casi la relevance è anche più pesante numericamente rispetto alla qualità della proposta progettuale, per farvi capire appunto l'importanza di questa relevance. La relevance non è altro che la coerenza della nostra idea progettuale rispetto alle politiche e agli obiettivi del programma europeo di riferimento. Cioè, se il nostro progetto è rilevante per il programma, per l'ente finanziatore o meno. Quindi, paradossalmente, noi potremmo presentare una proposta progettuale scritta veramente benissimo, coerente tra le parti, con degli impatti estremamente chiari, concreti, misurabili e quant'altro, ma non essere rilevanti rispetto appunto agli obiettivi della call, agli obiettivi del programma, del bando. Pertanto la nostra proposta in quel caso, per quanto ottima possa essere, non sarà mai finanziata perché non risponde appunto a quel criterio di relevance che abbiamo detto prima, perché non stiamo lavorando per l'ente finanziatore. Cioè, non stiamo contribuendo alla realizzazione di quelle politiche che stanno dietro al bando. E qui, in questa slide, vi faccio vedere un po' la logica di quello che dicevamo rispetto al concetto di relevance. Nella prima colonna di questo grafico, vedete un po', qui parliamo forse di politiche addirittura nazionali, ma il concetto è lo stesso. Perché dicevo, vale un po' per tutti gli enti finanziatori. Quindi c'è la politica e gli obiettivi di quella politica elencati e denunciati nella prima colonna. Quindi ogni politica ha un suo obiettivo generale, ha un suo obiettivo specifico, ha un suo risultato. Quindi il decisore politico si pone proprio in questi termini quando tira fuori una politica che altro non è che una strategia per arrivare a dei risultati. Nel caso dell'Unione Europea, questa politica si trasforma in programma che parte dall'obiettivo specifico della politica di riferimento, e anche questo si trasforma in obiettivo generale, obiettivo specifico e dei risultati attesi, che trasferisce al progetto. Quindi il progetto, con i propri risultati attesi e con i propri obiettivi, deve contribuire, come dicevamo poc'anzi, appunto alla realizzazione degli obiettivi del programma, e in una maniera gerarchica, andando un po' a ritroso, anche all'ottenimento degli obiettivi e dei risultati attesi della politica che sta dietro. Però credo che il concetto sia abbastanza chiaro. Tenete a mente questo primo blocco di informazioni che vi ho dato, e come dire, fatene tesoro poi quando inizierete a ragionare sulla scrittura di una vera e propria proposta progettuale. Andando avanti, però, dobbiamo renderci diciamo, conto di qual è la strategia, di come si sviluppa la strategia della scrittura di una proposta progettuale. Sottolineando sempre il concetto che non si parte dal bando, quindi non si scrive un progetto perché c'è un bando pubblicato, ma perché abbiamo già un'idea, perché abbiamo già
chiarezza di un problema che vogliamo risolvere. Quindi abbiamo, per dirla in maniera aziendale, abbiamo già una strategia di medio e lungo termine che il nostro ente o la nostra azienda o la nostra associazione ha, a prescindere dai fondi. È importante capire come la nostra idea, che ripeto deve essere pregressa rispetto al fondo e non concepita in funzione del fondo, appunto la nostra idea, come districarla nel mare magnum delle varie possibilità di finanziamento europee. La logica del cofinanziamento che ogni o quasi tutti i programmi europei a gestione diretta hanno. Quindi non ti finanzio l'intero costo del tuo progetto, ma te ne finanzio una parte, una percentuale che solitamente è anche abbastanza ampia, ma dipende chiaramente dai programmi, proprio perché io ti sto aiutando, io finanziatore, ti sto aiutando a realizzare la tua idea, il tuo progetto, ma è un supporto che io ti do a qualcosa che tu avresti fatto comunque. Quindi il cofinanziamento significa proprio questo: una parte comunque la mettiamo noi come partner di progetto, come realizzatori del progetto, perché quelle attività le avremmo fatte a prescindere. Quindi dovremmo crederci per primi noi alla bontà della nostra idea e quindi a cofinanziare in parte quell'attività. Quindi capite come poi tutto si incastra, cioè la logica che vi sto descrivendo è presente in ogni aspetto della nostra idea progettuale e questo si traduce ed è chiaramente richiesto nelle varie parti del formulario. Quindi ci sono nei formulari europei delle domande che non sono buttate lì a caso, ma sono domande che sottendono la necessità di informazioni da parte nostra per chiarire tutti questi aspetti. Ci conduce il Fondo europeo a ragionare in termini strategici, quindi in termini di idee già pregresse, già di medio e lungo termine. Avere un'idea di medio e lungo termine, quindi una strategia aziendale di medio e lungo termine che vogliamo portare avanti anche con l'aiuto dei fondi europei, ci consente di ragionare in maniera strategica rispetto ai fondi che possiamo utilizzare. E lì mi collego appunto alla matrice di finanziabilità. Avete visto quanti programmi europei ci sono potenzialmente a disposizione? Capire quale o quali di questi programmi fanno al caso della nostra idea progettuale a volte non è un esercizio così semplice. Diventa semplice se partiamo dall'idea e non dal bando, come vi dicevo prima, quindi non dal programma. La nostra idea, essendo un'idea strategica di medio e lungo termine, non è necessariamente incasellabile completamente dentro un singolo programma o dentro un singolo bando, perché forzandoci ad avere una strategia di medio e lungo termine, sicuramente ci renderemo conto che la nostra idea, la macro idea che abbiamo di sviluppo dell'ente aziendale, di sviluppo della nostra politica personale, chiamiamola così, può essere frazionata in diverse proposte progettuali e può essere finanziata da più programmi diversi, quindi da più programmi in questo caso. Come costruire uno strumento che ci consenta appunto di pianificare le possibilità di finanziamento della nostra strategia, della nostra macro strategia. Non parlo in questo caso di singolo progetto, ma appunto di strategia. E questo strumento si chiama matrice di finanziabilità. La matrice di finanziabilità ci consente appunto di evitare quell'approccio mordi e fuggi che dicevamo prima, ma ci indirizza verso quell'approccio strategico che ho abbondantemente, credo, citato in questi minuti. Come si costruisce la matrice di finanziabilità?
Si parte appunto dalla nostra macroidea, chiamiamolo macroprogetto, quindi dalla nostra strategia. Si tirano fuori da questa macroidea quelli che sono gli aspetti di finanziabilità, in questo caso il nostro progetto, ma potrebbe essere un macroprogetto appunto, che sono quegli aspetti chiave che indirizzano l'idea verso alcuni programmi di finanziamento e ne escludono altri. Vi faccio degli esempi banali. Questi aspetti sono gli aspetti di finanziabilità, sono la sede, cioè dove materialmente voglio implementare le attività del mio progetto. Banalmente può essere un territorio, quindi se la nostra idea va sviluppata in Sicilia, magari assieme ad altri territori, ma per noi è importante, rispetto alla nostra strategia farlo in Sicilia, questo capite che ci esclude alcune possibili fonti di finanziamento, ma ce ne evidenzia altre. Altro elemento di finanziabilità, qual è il soggetto attuatore? Quindi, quale entità o quali entità partecipano appunto alla realizzazione del progetto? Siamo noi un ente pubblico? Siamo noi un'azienda privata? Siamo noi una no profit? In base a come rispondo a questa domanda, capite bene che escludo dei programmi e ne includo altri. Ci sono dei programmi dove l'ente privato profit non è eleggibile, se in quel caso escludo quel tipo di programma lì. Quindi comincio a fare un vero e proprio elenco di programmi potenziali per la mia idea. Quali sono i fattori produttivi della mia idea? Quindi cosa mi serve materialmente per portare a termine la mia strategia? Quindi mi servono delle infrastrutture o no? Se mi servono delle infrastrutture, capite bene che posso tirar fuori quasi tutti i programmi a gestione diretta, perché sappiamo bene che l'infrastruttura me la finanzia esclusivamente o quasi esclusivamente il fondo strutturale, quindi capite bene che questo è un'altra discriminante importante. E qual è il settore di intervento della mia proposta? Una proposta sul turismo, è una strategia sull'agricoltura, anche questo ci consente di selezionare, di fare una cernita dei possibili programmi. Quindi l'elenco dei programmi a questo punto, se abbiamo risposto correttamente agli aspetti di finanziabilità è bello, è fatto. Un altro elemento da valutare quali sono i costi della mia macro idea, del mio macro progetto e di conseguenza dei miei micro progetti. Li chiamo micro, ma sono, chiamiamoli, dei subprogetti che poi andrò a presentare in maniera individuale. A quel punto abbiamo tutti gli elementi per tirare fuori appunto la matrice di finanziabilità. Questo è un esempio di come si tirano fuori quegli aspetti, gli elementi di finanziabilità che vi ho posto prima, ma insomma, né più né meno di quello che vi ho appena raccontato. Mentre questa è, in maniera molto scarna, molto cruda, una potenziale matrice di finanziabilità, molto semplice. Avete visto che insomma nella prima colonna ho elencato, chiamiamolo progetto A, macro progetto A, potrebbe la nostra strategia in quel caso essere finanziabile da una singola fonte di finanziamento, o il nostro progetto B, la nostra macro strategia B, potrebbe essere, come dicevamo prima, suddivisa in sottoprogetti, qui B1, B2 e B3, ma sta a noi insomma capire come suddividerli, e in base alle caratteristiche dei sottoprogetti, chiamiamoli così, possiamo individuare una o più fonti di finanziamento. Qui li ho messi sulla prima riga, ho elencato veramente in maniera molto generica possibili fonti di finanziamento, che possono essere insomma, sia i fondi strutturali, i fondi a gestione diretta, altre fonti di finanziamento, fondazioni, crowdfunding e così via. Capite bene che a quel punto per ogni sottoproposta possiamo individuare una o più fonti di finanziamento. Questa metodologia ci consente chiaramente di ottimizzare, come dicevo prima, la nostra idea di fondo, la nostra macroidea.
Di contro ha anche dei limiti, ovviamente. Perché fate caso che riuscissimo a scomporre appunto la nostra macrostrategia in diversi sottoprogetti. Probabilmente questi sottoprogetti potrebbero avere una logica anche conseguenziale, quindi anche temporale nella fase di realizzazione delle singole proposte. I vantaggi dell'approccio strategico sono esattamente quelli che appunto vi dicevo prima. Mi soffermerei sulla sostenibilità degli impatti, ma lo dicevamo prima. Facciamo capire al valutatore che proprio per natura della proposta che stiamo presentando, i risultati e gli impatti non finiscono, non si esauriscono con la fine del progetto, ma proseguono perché quello che vi stiamo presentando è solo un anello di una lunga catena. E a quel punto lo mettiamo in difficoltà, appunto l'ho messo tra virgolette, mettere in difficoltà il valutatore, lo metti nelle condizioni di prendersi una grossa responsabilità se interrompere quella catena o seguirla. E se, come dire, buttare, tra virgolette, i finanziamenti che hai già ricevuto in passato, sempre dalla Commissione europea o da altri finanziatori, perché no? E, come dire, non ottimizzare delle risorse che sono già state spese. Quindi lo si mette veramente in difficoltà in fase di valutazione. E, ripeto, nei formulari questo è abbastanza evidente. Nel bando, nelle linee guida, troverete sempre, appunto, oltre a tutto quello che vi ho detto, quindi gli obiettivi e così via, anche queste schede di valutazione. La prima voce che valutano è appunto la pertinenza del progetto, la relevance. Allora, diciamo che per pertinenza del progetto possiamo tenere a mente due direttrici. Una è la coerenza del progetto con appunto le priorità del bando, del programma e quindi delle politiche europee che stanno a monte. E vi faccio notare come il peso specifico nella valutazione della relevance, questa è appunto la relevance che dicevamo prima, è di 30 punti. Vedremo come 30 punti sono molto pesanti nella valutazione complessiva. Quindi la prima direttrice è questa, la relevance rispetto agli obiettivi del programma, ma non dimenticatevi che c'è anche una relevance e una pertinenza più che relevance della proposta progettuale rispetto a dei problemi reali. Quindi, nella prima parte del programma, del progetto, del formulario, fate molta attenzione a descrivere in maniera molto dettagliata il contesto e quindi il problema di riferimento che state contribuendo a risolvere, citando quanto più possibile anche dei dati ufficiali, delle statistiche ufficiali. Ma un altro suggerimento che vi do, lo vedremo dopo, è anche parlando con i beneficiari della vostra proposta. E poi, appunto, non dimenticatevi la rilevanza rispetto agli obiettivi del bando. Quindi 30 punti, non dimentichiamocelo. Il secondo criterio che viene valutato è la qualità della proposta progettuale. Per qualità si intende chiaramente la chiarezza del lavoro che avete descritto, ma in termini di coerenza tra le parti del vostro formulario. Quindi vi valutano effettivamente come avete descritto il progetto, se obiettivi, risultati attesi e azioni, attività sono coerenti tra loro, se ruoli, responsabilità e tempistiche di realizzazione sono direi coerenti, ma credibili, quantomeno, e chiare, anche rispetto al partenariato. Se la qualità del partenariato è in linea con la vostra proposta, per qualità del partenariato si intende non, come dire, la qualità in termini di valutazione della bontà di un'organizzazione rispetto a un'altra, ma della coerenza di quel partner, quindi di quell'organizzazione, rispetto alla proposta e quindi rispetto al ruolo specifico che ha quel partner nel vostro progetto.
Quindi tutto questo ha un peso nella valutazione del valutatore di appena, tra virgolette, appena 20 punti. Quindi di quello che dicevamo prima, possiamo scrivere un progetto scritto veramente benissimo, coerente, ma se non è rilevante, ahimè, abbiamo poche chance di successo. Altro criterio di valutazione. Qui parliamo di una scheda di valutazione di un Erasmus. Chiaramente da programma a programma variano queste valutazioni, ma grosso modo rimangono questi punti. Appunto, la qualità del team del progetto e degli accordi di cooperazione. Quindi la qualità del partenariato la fa appunto il partner rispetto al proprio ruolo e quindi anche in base alle competenze dimostrabili. Competenze sia in termini di curriculum del partner, quindi è bene se abbia, se riusciamo a dimostrare una certa esperienza del partner in progetti precedenti, ma non è necessario, non è fondamentale, seppure in certi contesti è importante. La qualità soprattutto dello staff che i vari partner mettono a disposizione, quindi le competenze di quello staff. Va bene avere dentro le vecchie volpi, quindi quelle organizzazioni che hanno grossa esperienza nei programmi, ma è anche bene avere un partenariato dove di volta in volta si inserisce qualche nuova organizzazione. Quindi organizzazioni che sicuramente hanno un valore rispetto alle competenze richieste, ma probabilmente non hanno un'esperienza così lunga o addirittura non hanno per nulla esperienza nei programmi europei. Questo a volte è molto apprezzato dall'ente finanziatore perché si garantisce una sorta di rotazione nell'assegnazione dei finanziamenti, quindi anche ad organismi nuovi, tenendoli dentro un partenariato solido con esperienza, quindi minimizzando i rischi dell'inesperienza di quel partner, rispetto appunto alla gestione di progetti finanziati dalla Commissione europea. Però è sempre bene avere dentro almeno un partner che sia abbastanza nuovo, spesso apprezzato. Non è chiaramente obbligatorio, ma insomma sono dei piccoli trucchi che a volte fanno un po' la differenza. L'ultima voce che viene valutata e ha un peso specifico pari a quello della relevance è quella appunto degli impatti del nostro progetto. Per impatti si intendono quegli aspetti, quegli elementi positivi, quindi quei benefici che rimangono sia ai gruppi target, ma solitamente, anzi, di più ai beneficiari finali del nostro intervento, che rimangono nel tempo, quindi appunto diciamo anche dopo la fine del progetto, lì subentra anche il concetto di sostenibilità. Nei progetti europei la comunicazione del progetto all'esterno, quindi all'esterno del partenariato, si chiama disseminazione. Negli ultimi anni si è capito che la semplice disseminazione dei risultati, quindi il far conoscere all'esterno cosa abbiamo fatto nel nostro progetto e quindi quali sono i prodotti che i beneficiari possono utilizzare, non è più condizione sufficiente. Quindi negli ultimi anni, assieme alla disseminazione, si è inserito il concetto di exploitation of results, cioè lo sfruttamento, l'utilizzo dei risultati. Quindi non si fa più soltanto un piano di disseminazione dei risultati, quindi ti faccio venire in contatto tu, audience generico, target o beneficiario del mio progetto, ti faccio venire in contatto con i miei risultati, ma ti spiego anche come utilizzarli quei risultati e ti seguo nell'utilizzo dei miei risultati, perché si è capito che questa era un po' la parte un po' che veniva un po' a mancare poi diciamo nell'insieme della logica dei progetti europei. Ogni progetto che presentiamo deve essere un progetto innovativo, quindi non riproporre mai qualcosa che è stato già fatto, che esiste già, ma dare sempre quella connotazione nuova. Può essere un'innovazione di contesto, può essere un'innovazione di area, non necessariamente dobbiamo inventare ogni volta qualcosa di mai visto prima, ma possiamo
dare quella sfumatura, quella declinazione innovativa. Un progetto di qualità, e per criteri di qualità io vi rimando a quello che era scritto nella scheda di valutazione. Quindi tutto quello che è nella scheda di valutazione sono i criteri di qualità che sono richiesti al nostro progetto. Il nostro progetto deve essere redditivo, cioè dobbiamo far capire che con le risorse che abbiamo richiesto stiamo ottenendo il massimo impatto possibile. Questo è un concetto assolutamente chiave, cioè non dobbiamo mai chiedere troppo rispetto agli impatti che prevediamo e non dobbiamo mai chiedere troppo poco, sempre appunto rispetto agli impatti che prevediamo. È sempre bene richiedere il giusto finanziamento. Transnazionalità, tutti questi sono progetti che vanno fatti in cooperazione con altri partner europei e non solo europei, dipende un po' anche dai programmi. E in ogni progetto è richiesto il valore aggiunto europeo. Dobbiamo far capire ogni volta nel formulario, anche questo è richiesto in maniera chiara, qual è appunto il senso di presentare il nostro progetto in un contesto europeo, con dei partner europei e quindi chiedendo le risorse a un fondo a gestione diretta. La metodologia che dobbiamo utilizzare, che è suggerita vivamente alla Commissione europea per scrivere i nostri progetti, è quella del Project Cycle Management. Il Project Cycle Management descrive il ciclo di vita del progetto, ci aiuta a ci supporta in questa logica di intervento che vi ho descritto fin qui. Quindi, fino a questo momento vi ho dato solo dei concetti. Qui vi do una metodologia per rendere quei concetti reali. Il Project Cycle Management è un approccio fatto in più step, quindi in più passaggi, ed è ciclico, e ora vedremo perché parliamo di un approccio ciclico. Il PCM appunto ci aiuta sia a scrivere i progetti sia a gestirli e ci sottolinea alcuni elementi chiave che di ogni progetto, di ogni proposta progettuale che abbiamo fin qui descritto appunto nei concetti che vi ho elencato. Il primo è appunto la pertinenza. Il PCM ci aiuta a mantenere il nostro progetto pertinente, sia rispetto appunto a quello che dicevamo prima, alla coerenza del progetto rispetto a delle necessità reali, le necessità di chi? Non nostre, ma dei beneficiari del nostro progetto, quindi della platea più ampia che beneficerà degli impatti del nostro progetto. La coerenza interna, quindi il PCM ci aiuta a rendere la proposta coerente tra le sue parti, e le sue parti sono gli obiettivi, i risultati attesi e le azioni. Spesso questi elementi non sono così coerenti tra loro nelle proposte che ogni tanto mi capita di avere sotto mano. E soprattutto il PCM ci aiuta a garantire la sostenibilità degli impatti del progetto, quello che dicevamo prima, il dimostrare che il nostro progetto è un anello di una catena. Quindi i risultati saranno e i benefici saranno, come dire, validi e presenti nel tempo. Allora, queste sono le fasi nelle quali si divide il metodo del Project Cycle Management. Quindi la prima fase è la programmazione. Per ora ve li elenco così, poi andremo nel dettaglio. L'identificazione, la formulazione del progetto. Quindi questa è la fase di scrittura del progetto, ma capite che non si parte dalla scrittura, ma si parte da due fasi precedenti. Il finanziamento, se siamo stati bravi. L'implementazione, quindi la messa in opera del progetto, e la valutazione. Però vedete che questo non è un percorso che ha un inizio e una fine, nel senso è un percorso ciclico, quindi che non si chiude mai. E questo ci aiuta a sviluppare quella macro strategia che dicevamo all'inizio. E lo vedremo adesso andando a snocciolare i vari step. Quindi il primo step del Project Cycle Management è la cosiddetta programmazione. Allora, faccio una precisazione: il PCM nasce soprattutto si utilizza a livello di programma,
Quindi i programmi utilizzano molto il PCM, ma si trasla facilmente anche nell'applicazione nei progetti, quindi anche dal lato di chi fa progettazione. Quindi in questo caso la programmazione si intende come quella mappatura, quell'analisi dei contesti, ma per contesti si intende anche dei fabbisogni, delle necessità, dei beneficiari di quel contesto e quindi del problema che andiamo a identificare e andiamo tra virgolette, ad aggredire con il nostro progetto. Quindi anche il PCM ci guida e ci dice la prima mossa da fare quando scrivete un progetto è quella di fare una needs analysis, quindi un'analisi dei bisogni e dei contesti appunto adesso collegati. Per fare questo ci sono diversi strumenti. Io suggerisco sempre di non prescindere da una tavola rotonda o anche una banale chiacchierata con i beneficiari del nostro progetto, quindi con chi poi beneficerà degli effetti del nostro progetto, perché spesso, stando da questo lato della barricata, quindi scrivendo il progetto insomma, di fronte a uno schermo e avendo una propria idea del contesto che andiamo a cercare di contribuire a migliorare col nostro progetto, spesso identifichiamo dei falsi problemi, perché sono dei problemi che riteniamo essere appunto tali, ma che parlando con i beneficiari probabilmente non lo sono. Qui una breve distinzione fra quelli che sono gli stakeholder, i beneficiari e i partner di progetto. Gli stakeholder sono tutti quelli potenzialmente interessati a quello che stiamo facendo, quindi sono appunto i portatori di interesse. Gli stakeholder possono essere di varia natura, ma ci sono degli strumenti che ci consentono di valutarli e di incasellarli nel modo corretto. Quindi coinvolgiamo gli stakeholder in questa fase, perché loro possono darci un punto di vista sull'identificazione del problema che è molto interessante. Cosa diversa sono i beneficiari. I beneficiari sono appunto quelli che beneficiano degli impatti del nostro progetto. Quindi è una platea molto ampia e quanto più ampia è, meglio è per il progetto. Capite bene? Quindi diciamo prima i beneficiari della qualità dell'aria migliorata sono i cittadini. Cosa diversa sono i partner di progetto che non sono sempre beneficiari, sono esecutori dell'idea. Aggiungerei, in questa slide non c'è, una distinzione anche rispetto ai gruppi target. C'è differenza tra gruppi target e beneficiari. I gruppi target sono quelli che coinvolgiamo direttamente nelle attività del progetto. Questi sono degli strumenti che vi accennavo prima, la stakeholder matrix, un modo per qualificare, diciamo, gli stakeholder e tenere i loro feedback rispetto al tema in maniera appropriata rispetto al loro livello di interesse sul tema, al livello di potere che hanno, quindi anche decisionale rispetto al tema. Nell'analisi di contesto, quindi siamo nel primo step ancora del Project Cycle Management, una classica SWOT analysis andrebbe sempre fatta. La SWOT analysis è uno strumento che ci consente di valutare i punti di forza, di debolezza e le opportunità e le minacce di ogni contesto, quindi del contesto in questo caso del nostro progetto. Quindi conoscere bene il contesto vuol dire aver fatto anche una chiara e forte SWOT analysis. Quindi in ogni progetto va identificato un problema unico, principale. Ed è quello che poi andremo a contribuire a risolvere attraverso il nostro progetto. Quindi il nostro progetto esiste perché contribuisce a risolvere quello specifico problema lì. Quindi io sconsiglio sempre di identificare più problemi alla volta, perché questo andrebbe a complicare in maniera eccessiva la struttura poi del nostro progetto. Quindi si identifica un problema, lo si descrive in forma di problema, questo è un altro elemento chiave, perché spesso quando faccio questi esercizi come problema mi si dice la disoccupazione. Ora è chiaro che è un problema, ma è chiaro che
descritto in questi termini, è un fenomeno, non è un problema. Ma un alto tasso di disoccupati nel territorio X è già più, come dire, un problema descritto in maniera corretta. A quel punto, identificato il problema centrale, identifichiamo tanti altri problemi che sono correlati al problema centrale e li mettiamo idealmente in un foglio, chiamiamolo così, nella parte bassa, se questi problemi sono causa del problema centrale, e nella parte alta, se questi problemi sono degli effetti del problema centrale. In questo modo abbiamo costruito l'albero dei problemi, quindi abbiamo una situazione chiara del progetto, cioè del contesto di partenza del progetto. A quel punto passiamo al secondo step del Project Cycle Management, che è quello dell'identificazione. L'identificazione vuol dire che dobbiamo identificare la strategia migliore per contribuire a risolvere il problema identificato. Come si fa a capire quale strategia o quali sono le possibili strategie da utilizzare? Se la fase di programming è stata fatta correttamente, abbiamo un bell'albero dei problemi molto strutturato, quindi con una serie di problemi già, come dire, predisposti, concatenati e raggruppati, soprattutto nella parte bassa, quella delle cause, raggruppati per ambiti. Diciamo così, io consiglio sempre di creare dei piccoli cluster nell'albero dei problemi, per ambito di problema. La strategia si identifica trasformando l'albero dei problemi in albero degli obiettivi, cioè trasformare quello che abbiamo descritto come problema, quindi alto tasso di disoccupazione nel territorio X, come main problem, problema centrale, in positivo, non andando a stravolgere la descrizione del problema, ma cambiando solo la parte negativa in positivo. Quindi alto tasso di disoccupazione può diventare un obiettivo, per questo passiamo dall'albero dei problemi all'albero degli obiettivi, che potremmo descrivere come ridurre il tasso di disoccupazione nel territorio X. Vedete che abbiamo descritto il problema in maniera corretta, l'obiettivo corrispondente è stato molto semplice da tirar fuori. Non abbiamo stravolto la frase, abbiamo solo cambiato la parte negativa. Questo lo si fa per tutti gli altri problemi identificati, quindi si traduce tutto dal negativo in positivo e si crea l'albero degli obiettivi. Ora, l'albero degli obiettivi, che nella parte bassa, diciamo, anche qui è raggruppato per cluster tematici, così come abbiamo fatto per i problemi. Ha quindi poi un obiettivo centrale, quello che qui è definito purpose, cioè l'obiettivo specifico del nostro progetto, e sopra, overall objectives, sono gli obiettivi generali, perché se vi ricordate, nell'albero dei problemi, quelli sopra, i problemi che abbiamo evidenziato sopra, sono degli effetti. Quindi questi sono degli effetti positivi in questo caso, che il nostro progetto ottiene se ottiene l'obiettivo centrale. Vedete, quello che vi dicevo, c'è una forte corrispondenza anche grafica con il quadro logico. Ora vedremo un po' questo albero degli obiettivi come si può tradurre in uno schema progettuale vero e proprio. Quindi la vostra idea di progetto è già tutta qui dentro. La dobbiamo solo traslare, trasferire in un quadro logico. Come si fa? Si individua in questo albero degli obiettivi una strategia, che è semplicemente uno dei cluster tematici che abbiamo individuato nella parte sottostante. Quindi diciamo, il nostro progetto ha l'obiettivo centrale, quindi l'obiettivo specifico di ridurre il tasso di disoccupati nel territorio X. Per farlo scelgo una delle possibili strategie, diciamo quella è la formazione, quindi ho scelto un cluster tematico. A quel punto il mio progetto è abbastanza definito perché ho una strategia, quindi so che lavorerò sul tema dell'educazione, della formazione. So che otterrò un obiettivo specifico, che è quello centrale che vi ho detto, e so che automaticamente otterrò una serie di benefici
che sono gli obiettivi generali, che sono di fatto gli effetti positivi del nostro progetto. Quindi ho già tutto. Una volta che seleziono la strategia, ho già tutto. Ho già il mio progetto pronto. A quel punto posso formulare l'idea, posso scrivere il progetto, o quantomeno lo scheletro del progetto. Quindi sono nella fase di formulazione e vado qui al quadro logico. Il quadro logico, che è uno strumento potentissimo per valutare la qualità della nostra proposta progettuale, si divide in una prima colonna che è quella della logica dell'intervento, quindi la macrostruttura della nostra idea progettuale, che come dicevo prima, tornando all'albero degli obiettivi, ve lo faccio rivedere, ha un obiettivo centrale, che è l'obiettivo specifico, gli obiettivi generali in alto e i cluster sotto, che portano ai risultati e alle attività. Come vedete, è esattamente quello che è riportato nella prima colonna del quadro logico. E questi quattro elementi, obiettivi generali, specifico, risultati e attività, sono di fatto gli elementi chiave della nostra idea progettuale. Quindi, se abbiamo fatto correttamente i nostri alberi, riusciremo facilmente a scrivere la macrostruttura della nostra idea progettuale nella prima colonna del quadro logico. Il quadro logico ha altre colonne, che sono gli indicatori oggettivamente verificabili. Quindi per ogni colonna, per ogni elemento che abbiamo indicato nella prima colonna, dobbiamo identificare degli indicatori. Indicatori che sono quegli elementi che qualificano e quantificano ogni fenomeno. Si possono trovare indicatori per qualsiasi elemento. Si possono trovare indicatori che ci danno la misura di concetti anche astratti. Stessa cosa per le fonti di verifica dell'indicatore. Se io definisco come indicatore della riduzione del tasso di disoccupazione appunto il tasso di disoccupazione, quindi cos'è che ci misura la riduzione del tasso di disoccupazione, è il tasso stesso, quindi quello è il nostro indicatore. La fonte di verifica dove vado a recuperare di fatto questo dato possono essere i registri ufficiali, non lo so, del Ministero del Lavoro che avrà, come dire, archiviati i dati sull'occupabilità, insomma, in un determinato territorio. L'ultima colonna del quadro logico è quella delle ipotesi, in inglese si chiamano assumptions, sono quelle condizioni necessarie che prescindono dalla volontà e dal potere, diciamo, di chi realizza il progetto, quindi sono dei fattori assolutamente esterni, non controllabili, che devono necessariamente esistere, per far sì che i risultati e le attività del nostro progetto possano realizzarsi.